sono campane. Le campane, quando inizio a girare un video anche le campane. Buonasera tesorini e bentornati nel canale. Allora, come piccola premessa voglio dirvi soltanto un mega grazie per tutti i bellissimi commenti che ho ricevuto nel video precedente, quello in cui vi annunciavo una grandissima novità. Sono stata veramente contenta nel vedere che voi eravate così contenti per me, mi avete riempito di bellissimi commenti sia su YouTube che su Instagram. Vi mando un grosso bacio e vi ringrazio moltissimo. Allora, oggi finalmente video unboxing, ho diverse cose da farvi vedere da due aziende e le stavo accumulando, veramente erano lì sul mobile da diversi giorni, quindi ho detto oggi come torno da lavoro lo giro questo video. Iniziamo subito. Allora, mi ha contattato un vecchio amico, cioè, nel senso un'azienda con la quale avevo già collaborato in passato, vale a dire Banggood. Allora, Banggood questa volta mi ha mandato anche questi adesivi così carini, nel senso non credo che li utilizzerò, però sono molto carini, cioè sia nella versione grande che nella versione piccina. È un sito che vende praticamente un po' di tutto a prezzi molto vantaggiosi. Il pacco impiega circa 2 settimane ad arrivare a casa, quindi insomma andate a dare un'occhiata perché ne vale la pena. Mi hanno dato un bel budget, quindi ho scelto veramente parecchie cosettine. Vi faccio vedere un po' random, pescherò random. La prima cosa che ho preso è un anellino da uomo, perché voglio convertire, nel senso lo voglio convincere più che convertire a mettere qualche gioiello, nel senso a me piacciono molto come dire, gli uomini che portano gli anelli. Per farvi capire, è uno Johnny Depp che ha sempre le mani proprio ricche d'anelli, ma non riusciamo mai a trovare uno stile che possa adattarsi anche a Co. E sinceramente questa è arrivata, ma non è brutto, non so se a lui però può piacere. È un anellino fatto in questo modo. Ha la particolarità di avere questo inserto qui in strass, qui è laccato e qui ha tipo delle aperture laterali. Non è brutto, sinceramente non è neanche troppo invasivo, quindi per iniziare si può fare. Poi un anello che ho preso per me è un anello che vedevo da tantissimo tempo sempre su questi siti comunque di e-commerce eccetera, ed è questo anello fatto in questo modo, che diciamo mi ha un pochino delusa. Allora, ve lo faccio vedere per benino. Questo è un anello che andrebbe indossato così. Tolgo il mio. Ok, allora, l'effetto da lontano secondo me è molto bello, perché c'è questo anello, no? Che prende praticamente gran parte della mano. E quando io però lo vedevo nelle foto dicevo vabbè, ma non dà fastidio, cioè tutto il giorno sto con il dito così? No, questi in realtà sono due anelli tenuti insieme però in modo del tutto grossolano da questi elastici, uno qui e l'altro si vede meno. Ora, questo qua sotto sinceramente non si nota più di tanto, ma questo sì, quindi io cercherò di tagliarlo senza però perdere il nodo, perché altrimenti si smonta l'anello. E sicuramente lo utilizzerò perché è molto molto bello, diciamo è in perfetto stile chiaretta, anche se adesso devo ridurre questo mio stile diciamo un po' eccessivo al weekend. Poi ho preso questo braccialettino molto semplice, proprio per cercare di avere degli accessori anche semplici, ed è un braccialettino molto carino che rimane rigido, ha questi strass qui e questo cuoricino centrale, niente di che, veramente si apre facendolo scattare da qui ed è molto carino, molto carino. Lo lasciamo per fare il video. Altra cosa che guardavo sempre, dicevo prima o poi la prendo, ogni volta che qualche sito mi offriva una collaborazione e vedevo questa collana dicevo vabbè, la prossima volta la prendo, la prossima volta la prendo, questa volta l'ho presa. Allora,
non è per nulla sobria, perché praticamente è una collana tutta dorata e ha questo cervo stupendo. A me il cervo piace molto perché mi ricorda il Patronus di Harry, quindi insomma è per quello fondamentalmente. E devo dire che è anche molto molto bella, questa d'inverno secondo me è stupenda. Poi ha questo color oro però reso un po' antico, antichizzato, ecco, con queste punte di nero. Ed è leggerissima, quindi io la vedevo sempre come una collana piuttosto imponente, quindi che pesava, cioè mi dava l'idea insomma che pesasse particolarmente. Invece no, è leggerissima, quindi approvata. Altra collana, questa che già mi avete visto nel video precedente, che se non l'avete visto lo linko qui sopra, ed è una collana che mi ha fatto veramente impazzire, cioè proprio dal sito l'ho vista e mi è piaciuta subito. A casa fortunatamente non ha insomma deluso le mie aspettative. Tra l'altro io porto moltissimo queste collane che hanno una sorta di girocollo fisso e poi un ciondolo mobile, ne ho diversi di colletti insomma così, che rimangono molto molto corti, e questa è molto bella perché che ha questa pietra con queste cangianze, vedete, bianche, insomma ovviamente non è una pietra prestigiosa, però è molto bello, l'effetto è molto molto bello. Sicuramente è un accessorio estivo a mio avviso, perché con la bronzatura comunque risalta. Continuando sempre con Banggood, vi ho detto mi hanno fatto prendere diverse cosettine, anche qui ho preso degli orecchini un pochino più sobri, che però mi piacevano, proprio perché, ripeto, devo un attimino cercare di avere, cioè darmi la possibilità di indossare degli accessori senza però risultare eccessiva, come accade sempre poi. E sono questi orecchini fatti così, non sono brutti secondo me, sono piuttosto carini, anche se li vedo molto fragili. Ad esempio qui c'è questo anellino che tende ad aprirsi, non lo so, saranno sicuramente da stringere, e poi insomma nel caso in cui dovessi perderli, vabbè, insomma ora non ricordo il loro prezzo esatto, però le farfalline ci sono, stavo controllando questa cosa, ci sono, ma sono quelle in silicone. Comunque vabbè, non sono brutti secondo me, sono comunque carini per cambiare. E poi sempre orecchini, questi sono particolari, ho scelto di prendere questi qui. Allora, dal sito erano un po' più carini, devo essere sincera, però non mi dispiacciono. Sono praticamente due uccellini, sotto hanno questa piuma e qui hanno tutte queste pietruzze, ma in realtà non sono brutti, dai, diamogli una possibilità a questi uccellini. Proviamo un po' a vedere, non sono brutti, guardate, vi faccio vedere nel dettaglio, secondo me sono molto carini. Comunque magari per, sì, sempre una cosa estiva, d'inverno sono difficili da abbinare. Infine, anzi no, ah sì, infine per quanto riguarda i gioielli ho preso una parure, ma stupenda proprio, composta da bracciale, collana, anello e orecchini, tutto. La collana rimane appunto quello stile che vi ho detto prima, cioè dei colletti come li chiamo io, questo diciamo è più un collettino alla Peter Pan, questo si chiama proprio colletto Peter Pan fatto così. Questa ad esempio la vedo bene anche per l'inverno, è tutta mobile quindi non è rigida, è leggerissima e ha la particolarità insomma di avere questo fiocchettino con gli strass e il ciondolino a goccia che pende. Questo è molto carino, a me questa piace tanto, la vedo bene d'inverno. Ovviamente non da mettere tutto insieme, perché adesso vi faccio vedere il resto degli accessori che compongono questa parure. Abbiamo questo braccialettino qui stupendo, proprio bello 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 bello, fatto sempre uguale con questo fiocchettino e si apre sempre allo stesso modo, quindi controlliamo sempre. Sì, mi sta molto carino, questo è proprio carino, quindi magari mettere collana e bracciale.
Oppure collana e anellino, ma comunque l'anellino si può sfruttare anche, cioè ogni pezzo si può sfruttare singolarmente, secondo me. Carinissimo, questo è un amore. Carino, carino, carino. E poi abbiamo gli orecchini che sono praticamente a bottoncino. Ah, questi hanno le farfalline quelle belle, insomma, non in silicone, e sono fatti sempre così. Questi sembrano più delle farfalline che dei fiocchetti, però sono carini, molto carini. Quindi questa parure è stata veramente una bella scelta e non costava molto. Comunque trovate nell'info box tutti i link. E poi ho preso due cose di make up. Allora, il primo è un rossettino, che però non ho ancora provato, non ho ancora avuto modo di provarlo. Si chiama Miss Rose Professional Makeup Matte. Quello che mi ha attirato, insomma, è stato il matte, e questo è il numero 37, Angelique. Vediamo se è realmente Angelique o se fa schifique. Allora, packaging, insomma, richiama un packaging assai noto. Il colore è una bomba. Ora, sembra un vero matte, perché è un perfetto bordeaux, magari tende un po' al marrone. Non puzza, se può interessarvi. Bello. Un bel colore. Con l'inverno questo, ma anche soprattutto l'autunno, sarà veramente molto molto bello. E ovviamente non so dirvi nulla per quanto riguarda durata eccetera, però mi piace molto, lo proverò. Adesso ancora c'è un po' di sole, non mi va sinceramente di mettere queste tinte così pesanti. E poi ho preso una tinta labbra, questa qui della Pop Fill. C'erano tantissimi colori, ho voluto prendere un colore neutro. E queste, cioè, c'era appunto scritto che avevano una texture morbida, ma che erano a lunga durata, long lasting. E in realtà io questa qui l'ho messa, dunque l'ho messa sabato sera, no, l'ho messa domenica sera per andare alla sagra della porchetta. Ci ho mangiato il panino con la porchetta ed era rimasta, ed è un colore proprio nude, un puro nude, che tende un po' al grigio più che al rosa, non so se riuscite a vederlo, ma è bellissimo, quindi super super approvato. E quindi io ve lo consiglio, costa veramente poco, però ovviamente, cioè, la qualità è sempre quella. Per averlo pagato, cioè nel senso, mi è stato inviato, però per avere un costo di un euro, mi sembra, un dollaro e qualcosa, straconsigliato. Quindi questo era tutto ciò che riguarda Banggood. Ringrazio questa azienda per avermi dato la possibilità di collaborare, ringrazio la loro PR Alessia, che è stata molto molto gentile. Adesso passiamo ad un altro sito, ad un'altra azienda che però sinceramente io non ricordo il nome. Ora, o mi hanno contattato parecchio tempo fa e quindi non mi compare la loro email in quelle recenti, oppure non lo so, c'è stato insomma qualcosa, perché sul pacco non c'era scritto assolutamente nulla. Comunque io adesso non la cito, ma in fase di editing ve la metto in sovraimpressioni o comunque giù nell'info box, che è un'azienda che mi ha inviato delle cose molto carine. Partiamo con questo portachiavi. Questo è un portachiavi che ho deciso di tenere per me e è molto carino, ed è una mini bacchetta di Sambuco fatta a portachiavi. È stupenda, è meravigliosa. E il mio cruccio qual è? Anzi, ecco, datemi un consiglio. Secondo voi dovrei metterla come un oggettino, diciamo, da esposizione, da collezione nel mio reparto Harry Potter, oppure la utilizzo con il rischio di rovinarla? È questo quello che mi dà fastidio. Però è anche vero che, cioè, pensate di avere le chiavi in mano con questa così, che io che gesticolo, sarebbe molto figa come cosa. Anche se in realtà non saprei veramente a quali chiavi attaccarlo, perché della macchina, quelle della macchina hanno già un portachiavi, quelle di casa ne hanno fin troppi. Insomma, fatemi sapere, molto carino. Anche come regalo è molto carino. Poi c'è il pezzo forte,
Questo però non è per me, è per il nostro adorato Q. Gli ho voluto fare questo regalino, ho avuto questa possibilità, ero tentata di prenderne una per me, però ho detto vabbè, facciamogli un regalino a lui, diamo a lui questa possibilità. Ho preso una bacchetta di Harry. Allora, questi io non riesco a capire se in realtà si tratta di un'imitazione o altro. Comunque la scatola è fatta molto molto bene. Ovviamente non si tratta di bacchette come quelle che trovate nei negozi da collezione che costano più di 100 euro, però sinceramente la scatola è molto bella. E adesso vi faccio vedere la bacchetta. Premetto che qua già la bacchetta di Silente e di Harry e di Piton, se non sbaglio, voleva anche quella di Sirius Black, quindi io, ricordandomi di questa cosa, gliel'ho presa, dato che c'era. Trovate la bacchetta incartata in questo modo, incartata non è proprio il termine appropriato, e poi c'è la bacchetta vera e propria che ai noi, ahimè, non funziona. Allora, come sapete, cioè non so se lo sapete, la bacchetta di Sirius Black è caratterizzata dal fatto che qui ha tutte queste incisioni particolari, è di un marrone piuttosto scuro. Questa è la bacchetta. Allora voi direte: Chiara, magari non è questa qualità eccelsa, insomma, però costa, se non sbaglio, 7 dollari, quindi cioè, per 7 dollari si può fare. È fatta molto molto bene, pesicchia anche, unica cosa appunto non funziona, quindi sicuramente questo influisce negativamente sul prodotto. Poi ho scelto una cover e come cover ho preso questa, che da quando mi è arrivata la sto praticamente utilizzando tutti i giorni. Non è quella col gattino squishy che avete visto su Instagram. A proposito, vi lascio il mio Instagram, lo trovate sempre nell'info box, ma ve lo lascio anche qui in sovraimpressione. È questa cover qui, molto molto carina, la vedete appunto indossata, e però ve la faccio vedere un attimino senza, perché io, come vedete, ho il telefono oro e questa è rosa con tutti questi glitterini e l'unicorno così tanto carino, per niente invasiva, quindi non è grande, non è eccessiva ed è molto molto carina, protegge bene il telefono e lo rende appunto un po' rosa, carina carina. Poi mi hanno inviato, cioè ho scelto questo zainettino qui bianco, perché questa è stata praticamente questo è stato l'anno degli zainetti, sono andati tantissimo. Io ho il mio nero con cui mi trovo benissimo, però ho detto bianco non ne ho nessuno, e avevo visto qui che era piuttosto carino, rimaneva sicuramente più piccolo dell'altro che già ho, però insomma è carino, puzzicchia un po', questo è vero, l'avevo messo anche sul balcone ma non è servito, e sono sincera, questa scrittina qui non è che proprio sia il massimo, ma anche questo costa pochissimo, pochi dollari, e quindi insomma si può fare. Come vedete è piuttosto capiente, secondo me si può fare, ovviamente non sceglietelo per girarci il mondo. Lo vedete così capiente perché all'interno ci ho messo tutto quello che mi era stato inviato da questa azienda. Allora, la prima cosa è questo bracciale qui, altrettanto meraviglioso. Questo è proprio per l'inverno, ma forse anche per l'estate, ma per l'inverno è top. Se riesco ad aprirvelo sarebbe meglio, direte voi, no? C'avete ragione. Eccoci qua. Questo è il bracciale. Io lo amo. Non so voi, ma io lo amo. È bellissimo, cioè è fatto veramente bene. Allora, è elastico, quindi attenzione, perché questo secondo me si rompe facilmente. Cioè è elastico, però in realtà non vedo elastici da nessuna parte, ma mi sa che non è elastico, è semplicemente fatto da questi, cioè sostenuto, ecco, da questi due gancetti, cioè non lo so, non riesco a spiegarle le cose questa sera, vabbè, insomma riesce a fare questo movimento. E poi ha tutte queste pietre che danno luce, questo cameo qui, un cameo matte, perché vedete che qui è sfumato bianco ma non è lucido, e questo fiore in rilievo. Questo è bellissimo, cioè questo sembra veramente un prodotto di bigiotteria, cioè proprio bello questo è bello. Poi cioè questo crop top, allora io quest'anno ho portato tantissimi crop top, ma questo, sono sincera, non è che mi faccia impazzire. È una S con la manichetta, a parte che adesso non è più tempo, comunque con la manichetta corta,
ha la particolarità di avere i due lembi qui un po' più lunghi per fare il nodino, ma è super trasparente, proprio tanto tanto tanto. Ora io non l'ho ancora provato, sicuramente poi non è più periodo, però insomma sempre, anche questo costava veramente poco. Poi, allora, il pezzo forte ve lo lascio per ultimo. Poi allora vabbè, mi sono ostinata, cioè ho voluto tentare ancora di trovare una soluzione per tenere il telefono nella mia macchina, prendendo questo portatelefono che puzza come non vi dico proprio, ed è piuttosto appiccicoso perché è in silicone e fa sì che una volta che voi ci mettete il telefono dentro, lui comunque lo tiene. Il problema qual è? Che nella Smart non c'è una superficie di plastica sul cruscotto, è tutto tessuto, quindi questo attaccandolo sul tessuto non si regge, cade e quindi è inutilizzabile. Poi altra cosa che ho preso sempre per me, sempre di Harry, perché avevano diverse cosettine, di Harry Potter, è stata questa collana qui con la pietra filosofale. Credo che toglierò la catenina e la metterò lì magari appoggiata così per insomma ricordare la pietra filosofale. Questa ovviamente è plastica pura, $1, siamo sempre lì. Veniamo al pezzo forte, ma è il pezzo più forte che voi possiate immaginare, che quando io, cioè, mi ero completamente dimenticata di averla ordinata. Quindi sì, vi ho già detto che si tratta di una lei, ve l'ho lasciato intendere, ed è questa borsetta. Allora, è stupenda perché ha, allora, questa catenina, che secondo me non saremo grandissime amiche con questa catenina, perché questa catenina, io già lo so, sono di quelle che tirano i capelli, però questa si può cambiare, ci sono qui i moschettoncini, si cambia, se ne metti un'altra. Soffermiamoci su di lei, è stupenda, è un cono gelato fatto con panna e fragola, ed è anche piuttosto capiente perché comunque qui il cellulare e il portafoglio, le chiavi della macchina e un pacchetto di fazzoletti ci sta, e voi poi andate in giro con questa borsettina che io la amo, ma la amo tantissimo, e quindi non vedo l'ora di utilizzarla. Adesso io non so cosa farò sabato, però se avrò un outfit che mi consenta di utilizzarla, sicuramente me la vedrete, la amo tantissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. E niente tesorini, quindi questo mega unboxing finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nell'info box, giù nei commenti. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito, mi rendo conto che sono parecchi, magari rivedetevi il video mano a mano. E niente, io vi ringrazio ancora tantissimo per tutto il sostegno, vi ricordo che vi stramo follemente, vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!